maggio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. L'odio del mondo. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Il cristiano che segue Gesù è chiamato a vivere in modo contrario alla società, in un mondo organizzato a partire dagli interessi egoistici di persone e gruppi. Chi cerca di vivere ed irradiare l'amore sarà crocifisso. È stato questo il destino di Gesù. Per questo, quando un cristiano è molto elogiato dai poteri di questo mondo ed esaltato quale modello per tutti dai mezzi di comunicazione, è bene non fidarsi troppo. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. È stata la scelta di Gesù che ci ha separato, e basandoci su questa scelta o occasione gratuita di Gesù che abbiamo la forza di sopportare la persecuzione e la calunnia, che possiamo avere gioia malgrado le difficoltà. Il servo non è più grande del suo Signore. Un servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Gesù aveva già insistito su questo stesso punto nella lavanda dei piedi e nel discorso della missione, ed è questa identificazione con Gesù che lungo due secoli dette tanta forza alle persone per continuare il cammino ed è stata fonte di esperienza mistica per molti santi e santi martiri. Persecuzione a causa di Gesù. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. L'insistenza ripetuta dei Vangeli nel ricordare le parole di Gesù, che possono aiutare le comunità a capire il perché delle crisi e delle persecuzioni, è un segno evidente che i nostri fratelli e le nostre sorelle delle prime comunità non ebbero una vita facile. Dalla persecuzione di Nerone dopo Cristo fino alla fine del primo secolo, loro vivevano sapendo che potevano essere perseguitati, accusati, incarcerati ed uccisi in qualsiasi momento. La forza che li sosteneva era una certezza che Gesù comunicava che Dio era con loro. Per un confronto personale, Gesù si rivolge a me e mi dice: se tu fossi del mondo, il mondo amerebbe ciò che è tuo.
Come applico questo nella mia vita? In me ci sono due tendenze, il mondo e il Vangelo. Qual è dei due ha la precedenza? Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungono con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Thank you.